Ciao bimbi, benvenuti a questa intervista, questa rubrica che probabilmente si chiuderà dopo il primo capitolo. Per questo primo capitolo, pilota diciamo, ci saranno due personaggi di spicco del mondo del fumetto italiano: Giacomo Bevilacqua. Ciao. E Leo Ortolani. Di spicco. Perché siete insieme a fare questa intervista? Adesso non possiamo dirlo perché lui è fidanzato, sono sposato. No, diciamo a livello fumettistico. Ah, quello! Vabbè, sì. Una casa editrice. La carta, lo stampiamo così, di formato. La vi aiuto io, diciamo. Sì, un deficiente. Te hai iniziato, diciamo, da solo a concepire il panda, che a panda piace, un funambolo, esatto. E poi, insomma, sei venuto fuori, piano piano, e sei riuscito ad avere una tua pubblicazione, un po' come il nostro amico Leo Ortolani. Sì. Quando ti sei, diciamo, autopubblicato i fumetti, cioè, te li sei messi di tasca tua o c'è qualcuno che ti ha aiutato? Li ho messi di tasca mia, perché ero stato in fabbrica prima. Sì. Quindi ho potuto investire un piccolo capitale che per fortuna è stato intaccato, perché avendo venduto poi il fumetto nelle fumetterie un rientro insomma di denaro, quindi non è neanche stato necessario inserire il chip. Ok, e per te all'incirca è stato lo stesso, solo che per te c'è stato anche un po' di web, perché te sei più... Beh, io insomma, essendo comunque anche un funambolo, io la rete la devo mettere per forza, e quindi il web è stata, diciamo, la mia rete di sicurezza. Poi, questa cosa qui è stata fondamentale per te, perché sì, la rete il web... per me, anche perché è stato proprio il momento in cui la rete ha avuto il boom, perché comunque Panda era del 2008, quindi era il momento di boom di Facebook, perché non dovevi pagare per mettere tipo una tua foto sulla cosa e farla circolare, cioè nel senso tu era libero. Quella cosa e la vedeva chiunque, insomma, ancora Mark Zuckerberg era cricchettone. Possiamo dire ai giovani ragazzi di oggi che ci provano e che cercano comunque di farsi conoscere, che comunque anche tantissimi altri attori come Mirka, anche Mirka è venuta fuori tantissimo, sì, su Facebook, Mirka Andolfo, secondo te è un buon modo per evitare, bypassare diciamo le case editrici o farsi conoscere dalle case editrici? Beh, la rete è un buon giudice, perché comunque tutti i feedback che tu hai li hai subito. L'unica cosa è che ecco, non buttarsi giù, perché poi alla fine tanti commenti positivi che ci sono anche commenti negativi. Certo. Può succedere, succede ancora a me, succede a chiunque fondamentalmente. Quindi. E a proposito di commenti negativi, all'inizio ci sono stati problemi, ci sono state persone che hanno detto ma cos'è? Cioè comunque come passavi i tuoi fumetti? Prima dell'autoproduzione e durante l'autoproduzione? I fumetti che facevo li passavo ai compagni di classe, cugini, fratelli, eccetera. Quindi è come internet alla fine. Erano gratis, quindi mi piace, no? C'è qualcuno che dicendoti qualcosa, sì, visionando il tuo lavoro, ti ha dato un suggerimento per portare per su un altro livello? Sì. Io? Te stesso? Sì, li guarda, magari forse la prossima la faccio meglio. Quindi c'è molta autocritica, diciamo? Eh beh sì, è necessario, perché se non hai autocritica non cresci, non riesci a migliorare poi come stile. Se no sarei rimasto ancora a fare famose, belle storie semplici e divertenti una volta, che però dopo sei storie di Ratman semplici e divertenti mi hanno già un po' rotti i maroni. Aspetta che facciamo un po' più qualcosa di diverso, comincia a fare trilogie, le storie un po' più profonde, crea un po' di universo, di background al personaggio. Per cui insomma sei tu autore, quanto autore, che devi avere la capacità di capire se stai facendo bene o se stai facendo male, al di là delle critiche, perché poi le critiche sono gratuite anche quelle. Tu vai su qualunque forum, puoi trovare sia le cose belle che le cose brutte. Le cose brutte però le leggi, ti rimangono ovviamente più impresse delle cose belle, purtroppo, perché ovviamente se uno è umano, però devi anche valutare se quello che dicono sia vero o non. Ok, stessa domanda, anche te hai subito critiche dalla tua persona oppure ci sono stati anche amici, parenti? Ma diciamo che ecco, la cosa è assurda, perché praticamente la cosa che è successa a me è la cosa che è successa a lui, sono il 2.0, quindi io facevo la stessa cosa con Panda, però lo mandavo agli amici, quindi io praticamente lo mandavo a mia madre, a mio padre, lo mandavo a Roberto Orecchioni, l'ho mandato a Lorenzo Batto, insomma alle persone che, anche dell'ambiente che frequentavo in quel periodo, e loro mi davano i feedback via mail, fino a che Roberto ha messo le tavole su Roberto Orecchioni, mi ha messo le tavole sul suo blog, e in realtà i commenti che sono arrivati all'inizio sono tutti positivi, quindi io ho pensato boh, c'è qualcosa che non va, cioè nel senso non può piacere effettivamente e basta, e quindi anch'io effettivamente sono andato a cercare tutte le cose. Ci sono stati periodi in cui le cose che facevo non erano così come, cioè nel senso non erano come mi aspettavo eccetera, però sì, in realtà il discorso è questo, è che tu devi essere il primo giudice di te stesso, specie adesso soprattutto che nel web trovi molte più persone che dicono sì fighissimo vai, e magari ignori quelli che ti dicono guarda che sta cosa fa schifo. Anche i primi momenti quando facevo le cose per Scorpio, Lancio Storie, facevo le cose più realistiche, insomma ancora adesso le faccio. Metamorphosis per esempio. Metamorphosis, sì, beh quello diciamo è stata una pausa da Panda poi a tutti gli effetti, però quando facevo cose ancora prima,
John Doe, eccetera. Sì, sì. Io mettevo le tavole sui forum e sotto c'era gente che mi diceva: ma che sto schifo, ma che sto bravo. Io ancora rompo le braccia a tutti i miei protagonisti perché ancora l'anatomia è un po' fatico. Però il discorso è questo: è che se non accetti le critiche, specie di te stesso o della gente che guarda, eccetera, probabilmente non cresci. Questo è fondamentale. Tornando al Panda, quindi parliamo di evoluzione. Cos'è che è cambiato da quando facevi le tavole singole all'avventura del Panda? Ma io continuo a fare le tavole singole e le pubblico ogni lunedì su pandapiace.com, quello diciamo è fisso. In realtà il discorso è che ho sentito l'esigenza di raccontare qualcosa di un pochino più serio, tra virgolette. Ora, il fumetto nasce comunque come fumetto umoristico, però non è un fumetto comico vero e proprio, è un fumetto nel quale io poi racconto una maxi storia che si scoprirà soltanto, diciamo, collezionando i fumetti, al quale io do un'impronta poi umoristica fondamentalmente, però è una cosa un po' più personale, è una cosa un pochino più, diciamo, di vita quotidiana, comunque di vita vissuta. E soprattutto il discorso è che nel fumetto del Panda, a Panda Piace l'Avventura, io cerco il più possibile di raccontare delle cose della vita di tutti i giorni di chiunque in una maniera altra fondamentalmente. Quindi nel senso, ci sono i problemi di chiunque, c'è l'ansia di chiunque, c'è il panico, c'è la creatività, c'è la pigrizia, ci sono degli elementi in cui tutti quanti poi alla fine possiamo riconoscerci. Quindi il discorso è fare, diciamo, raccontare una cosa molto più ampia che però colpisce nel particolare, quindi colpisce poi ogni persona. Voglio dire, io a 18 anni, 19 anni avevo gli attacchi d'ansia e ho cercato di capire perché c'erano queste cose, e quindi diciamo anche questo, cioè io ho scoperto che poi c'è l'ansia che mi accompagna da sempre, che è proprio il mio moto di fare le cose. Ma io non credo di essere l'unico al mondo, almeno uno su tre penso che l'ansia sia una delle cose. Cioè io a te te vedo, Dario, sei bello, ansioso. Eh sì, anche il Ratman c'è stata un'evoluzione pazzesca, molti sono lamentati, molti anzi hanno apprezzato ancora di più. Perché hai fatto questa scelta, che se mi hai risposto parzialmente prima, perché hai voluto fare questa cosa, hai voluto sperimentare un po' di più? No, mi annoiava, perché comunque sia fare fumetti è bellissimo, però io sono uno che ama fare sempre cose diverse, per cui non è che mi piaccia fossilizzarmi su una formula e tenere quella per sempre. Sono 17 anni che faccio Ratman, se facessi sempre 17 anni le stesse storie avrei un grosso problema, secondo me, sia di tipo mio personale che di tipo narrativo, insomma. Sì. Vuol dire che non sarei in grado di fare altro. È ovvio che la narrazione di Ratman si stia evolvendo, perché comunque io sono cresciuto, le cose sono cambiate, tante cose, tante situazioni, insomma, anche nuove che non avevo mai vissuto prima, insomma, la scoperta dell'America, queste cose, no, sul serio, sono andato in America nel 96 per la prima volta, per cui insomma avevo già, ero abbastanza già maturo. Però insomma, sì, sono cose che ti segnano, che ti danno dei nuovi input, e questi input poi finiscono tutti nella narrazione. Quindi secondo te ogni cosa, ogni atmosfera, ogni persona può donarti qualcosa che puoi infilare dentro Ratman? Sì, o dentro il tuo personaggio? Sì, comunque sia, viene messa da una parte e magari utilizzata, chi lo sa, magari 5 anni dopo, insomma. Infatti ho visto che Ratman a un certo punto nella tua grandissima storia editoriale, lunga storia editoriale, non era nemmeno più il supereroe che era all'inizio, cioè era un personaggio che veniva messo in situazioni diverse, per esempio anche la parodia, sì, degli shoujo manga, o quando va a trovare il suo professore di, sì, fumetto, della scuola di fumetto, quello lì non è più lui che deve salvare qualcosa o lui che è l'eroe, lui è semplicemente un uomo, un personaggio che viene usato per un test di macchina. Sì. In quel momento mi piaceva fare la parodia del manga e mi sono divertito a creare una storia apposta, insomma, quindi anche non avere limite fa bene anche per l'autore di fumetti. Anzi, il fatto adesso di dover fare la chiusura della serie, perché la voglio fare, per certi versi è un limite che sto cercando anche lì di rendere lo stesso aggirabile in qualche modo, perché darsi già dei limiti, dire guarda adesso la storia finisce qua in questo momento, poi c'è quest'altro blocco, sì, però intanto che la scrivi arriva fuori degli altri input e io sto già cambiando strada diverse volte, giusto. Quindi probabilmente fino a che non scriverò fine e tirerò un sospiro di sollievo, ci saranno dei cambiamenti terrificanti. Non lo so. Bene. Cioè, come se ognuno di noi avesse una sorta di baule nel quale inconsciamente uno infila dentro tutto quello che vede per strada. Questo baule si riempie, sì, i bauli poi alla fine arriva a un certo punto in cui non riesce più a tenere. Il momento in cui non riesce più a tenere, questo baule si apre e esce la prima cosa che ti viene in mente, che magari è un insieme di tutte queste cose che hai vissuto. Come un sogno. Esatto, una cosa del genere. Se tu ti affacci in questo baule, nel momento in cui stai creando qualcosa di nuovo, una storia, eccetera, cominciano a uscire tutte queste cose che tu manco pensavi di ricordarti. Cioè, vedi, tu mi hai detto prima di Metamorphosis. La protagonista di Metamorphosis, Luna, è nata quando io avevo 20 anni, poi è rimasta lì, cioè l'avevo disegnata così, gli avevo fatto una storia attorno, abbozzata, è rimasta lì per 10 anni, quasi 10 anni. E a un certo punto è uscita fuori ed ho scritto questa cosa di getto, sono 300 e passa pagine, sì, con tanto di storia, altri personaggi, eccetera, buon, fine. E ho levato tutta quella roba dal baule. Buono. Siete due autori molto citazionistici, no? Infilate citazioni non solo a livello di personaggi, a livello di easter eggs, diciamo, questo che usavo
un termine americano, ma addirittura interessare quello che ha fatto la saga del clone, addirittura una saga ispirata palesemente a Watchmen. Quanto è contata la citazione nella vostra carriera? Quanto hanno influito altri autori? Se bisogna porsi un limite fra la citazione? Beh sì, il limite va sempre, se no finisce e fai un fumetto con un protagonista di qualcun altro, questo non è una cosa positiva, cioè, diciamo. Il citazionismo si chiama così per il semplice motivo che tu appunto fai un omaggio, cioè è come se fosse una sorta di omaggio. Quindi il Tarantino fa col cinema, insomma. Esattamente. Nel mio fumetto è diverso, perché comunque io rubo proprio anche personaggi di, diciamo, il mio è un discorso un po' più alla Griffin, se possiamo chiamarlo, sì, così. Ah, okay. Io, diciamo, rubo un pochino anche personaggi di altri, faccio delle mini gag con cui magari unisco i miei, a cui magari unisco i miei personaggi. Mentre invece quello di Leo è una sua visione totale della cosa, ed è una cosa che richiede molto molto più lavoro di quello che faccio io, fondamentalmente anche molta molta più esperienza, ecco, questo va detto. Quindi il discorso è che io mi limito poi a dire cose che io ho sempre pensato, che ne so, tipo nel numero 4 di Panda Piace l'Avventura c'è questa cosa che io faccio una riflessione su Hal Jordan, quindi sulla, sì, sulla Lanterna Verde, diciamo non è il personaggio più intelligente dei fumetti fondamentalmente, e quindi se lui ci avesse avuto un solo limite, diciamo, di questo anello, un limite che verrà visto appunto nel numero 4, le cose sarebbero andate completamente diverse. Sei stato sempre un grande amante dei supereroi, diciamo, anche nell'intervista sei un bel nerdone. Sei esatto, sì, sempre sì. Sono un grande amante. Li hai amati, diciamo, la follia, l'hai sviscerata in tutte le maniere, anche su Ratman eccetera, però quanto è stato emozionante che Panini ti desse davvero il benestare per fare il crossover tra Ratman, sì, e Spider-Man. Quanto è stato emozionante vedere in copertina, in edicola, in fumetteria, Ratman che interagiva con uno dei tuoi personaggi preferiti. C'è una cosa un po' particolare, un problema mio, che le emozioni sono un po' zero quando c'è queste cose, perché di famiglia. Cioè così? Sì. Ah, che bello, sono stato pubblicato con Spider-Man, bebè. Esatto, ti giuro, guarda, dovevamo sposarci e Caterina, andiamo a dirlo ai miei, la reazione di me è stata, ci vorrà un abitino. E lo so, ragazzi, noi siamo gente semplice, gente insomma molto, io sono geologo, capricorno, quindi terra, non è che possa fare dei voli grandi. No, è stato bello, sicuramente, però nei momenti in cui succede non te ne rendi conto. Cioè tu vedi che arriva fuori il tuo fumetto e dici, vabbè, deve andare così. Io ho un altro tipo di emozione. L'emozione è quando trovi la storia giusta, lo snodo narrativo giusto. Io da solo faccio così, salto, vai. Infatti, a proposito di questo, quella è la mia emozione. Allora, a proposito di questo, c'è sempre una storia, quella dove Ratman va nella scuola di fumetto, sì. C'è un passo che io non so magari se ti ricordi, che mi ha molto colpito e mi ha fatto proprio essere lì con te. Cioè, nel senso, mi ha fatto capire di quanto sia difficile disegnare, scrivere un fumetto, realizzarlo, concepirlo, ovvero quando Ratman legge le mail e c'è una mail che gli arriva con scritto: ma dove trovi sempre tutte le tue idee? E Ratman cade a terra sul tavolino e dice: ma quale idee? Ti sei sentito senza idee? Ti sei sentito a volte perduto perché no, magari arriva la consegna? Allora, diciamo che il problema qual era? Che quando ti accostai a scrivere una nuova storia, c'è fisiologicamente un momento in cui tu non sai cosa scrivere. Allora, anni fa mi disperavo, dicevo: è finita, guarda, non ho più idee, è finita, avevo imbastito tutto, ho puntato tutto sul fumetto, non riesco più a scrivere, è finita. Caterina fa: no, dai, non vedrai che adesso ti finirai, stai calmo. Così. E anche lì ho cominciato a imparare che esistono questi 3 giorni, 3-4 giorni in cui veramente non è sempre, anche una settimana, a volte sei in un sacco di casini attorno, di cose che non ti dovrebbero interessare, ma che purtroppo, insomma, ti interessano perché la vita è fatta anche di casini attorno. E non c'è la paura di non avere idee, è la paura che non arrivino, che è stata superata negli anni, perché ho detto: vabbè, arriverete prima o poi e vi fregherò, perché vi scriverò su carta. E ormai puntualmente succede così, per cui idee no, cioè paura di non averne no, a volte paura di non sapere quale mettere giù per prima, ecco, quella sì. Magari potessi timbri il cartellino, scrivi con un plot a 20 pagine, ma non è così, cioè ci vogliono magari una settimana di a spaccarsi la testa, di sperarsi, poi dopo magicamente comincio un giorno ad avere un cosiddetto mood della scrittura e comincio a scrivere. Il giorno dopo è come se tu c'entrassi, vai giù liscio come il toboga, arrivi fino in fondo. Quello che mi è successo per venire qua è una comics per Star Wars episodio 2, che per una settimana mi sono spaccato la testa e detto: dai, che devo andare via, devo andare alla fiera, non posso interrompere, perché poi ovviamente anche interrompere ti rovina, sì, ti toglie, certo, proprio, perde l'ispirazione, perdi tutto. E magicamente alle 6 di pomeriggio, prima di partire con l'aereo, il giorno dopo sono riuscito a chiudere la sceneggiatura, quindi insomma è andata bene. Beh, chiudiamo con l'ultima domanda a Giacomo, ci salutiamo, proponendo, comunque suggerendo qualcosa al nuovo pubblico, alla nuova era di fumettisti, si spera, italiani, che si vogliono affacciare in questo mondo. Ci sta, il messaggio ai giovani ci deve stare, certo. È un cliché ma ci deve stare. Si articola la domanda perché è un bel problema qui, diciamo, in Italia si conserva un po' la vecchia era dei fumetti italiani, non ci si muove molto, se esce qualcosa di alternativo
non lo si pubblicizza tanto, siamo un po' fermi secondo me. Vorrei sapere la tua opinione, vorrei sapere cosa devono fare questi ragazzi per farsi conoscere. Non esistono trucchi, diciamo che uno se deve fare le cose le fa e le fa, cioè ti metti la mattina a disegnare e finisci la sera, cioè se vuoi fare questo lavoro devi disegnare, pensare, ma soprattutto leggere un sacco, guardare un sacco di roba, guardare tutto, leggere tutto, cioè qualsiasi cosa che è scritta, ma pure le cose nella metro, nei cartelloni, tutto, devi leggere tutto, devi prendere ispirazione da tutto e devi guardare, questo, cioè voglio dire, questa cosa io la dico spesso, la mia giornata passa dall'avere ancora il pigiama all'avere già il pigiama certe volte, perché praticamente uno fa questo lavoro, praticamente passi la maggior parte del tempo a casa e questo a un certo punto di vista è sbagliato, cioè tu devi sempre aver bisogno di stimoli, devi sempre avere bisogno di cose che poi un domani dovrai raccontare poi alla fine se vuoi fare effettivamente questo lavoro. Internet può aiutare effettivamente, però può, ripeto, come dicevo prima, dare anche una... È un'arma a doppio taglio, il discorso è questo. Okay. Poi le case editrici devono fare loro ovviamente, perché non è che possono puntare anche solo sul fatto che magari uno ha un ottimo seguito su internet, un'ottima cosa, magari la gente dice sì, perché poi dal sì della gente su internet a poi lo sborsare effettivamente dei soldi per un tuo lavoro ce ne vuole. Mm-hmm. Quindi diciamo che la casa editrice deve fare il più possibile anche per pubblicizzare per valorizzare insomma il prodotto, perché questo è importante, perché le case editrici non è che hanno smesso di funzionare con internet è soltanto un modo in più che si ha per farsi conoscere e per valorizzarsi. E lei invece? La differenza della mia frase. Cosa ne pensi di questa situazione un po' ferma? Secondo me non è ferma. No, no, okay. Anche perché ci sono dei prodotti comunque nuovi che si muovono. Si parla prima di Orfani, si parla di A Panda Piace la Pittura, la Real Life che è uscita adesso per la Panini, questo albo che verrà lanciato poi anche in Francia, in Spagna, e sta già penso organizzando altre cose. Insomma, qui, cioè io quando ho cominciato ad andare io in edicola a comprare fumetti, non c'era mica tutto Viva Gesù di roba che c'è adesso. Per cui c'era Alberto, giustamente, c'era Totem, c'era qualche supereroe, le riviste tipo l'Eternauta. Comunque, non è che ci fossero tantissimi fumetti, adesso c'è l'imbarazzo della scelta, per cui già questo ti dà l'idea di come il fermento ci sia sempre. Ecco, se tu dici che magari in Italia siamo un po' più resti a cambiare, quello sì. Mm-hmm. Comunque, questo sì, intendevo sì, questo. Sì, sì, lì si cerca infatti anche... Siamo fermi con le idee, diciamo. Esatto, non è una cosa veloce da fare questo cambiamento, perché comunque sia devi proporre qualcosa di valido che ti porti a fare al cambiamento. Per cui Orfani ancora, che adesso si fa, è comunque un album con lo stile bolognano che ha comunque un linguaggio un po' diverso dai soliti altri. Come diceva giustamente Roberto, guarda, dovrebbe essere settimanale, proprio come una puntata di una serie televisivo, insomma, perché ha un tipo di linguaggio più veloce, non è narrato con 40.000 didascalie che di solito era un po' la narrazione tipica di un certo tipo di altri. Io vedo, ho visto i ragazzi qua della squadra di fumetti di Palermo, sono dei mostri. Sì, straordinari. Meno male, speriamo allora che cambi questa mentalità, dai, speriamo. Speriamo, dobbiamo essere noi forse anche andare a cominciare a proporre cose. Sì, quello sì. Magari noi a proporre cose nuove, ma soprattutto la casa editrice a accettare effettivamente questo cambiamento e puntarci, sì, più che altro, perché se poi... Invece... hanno paura delle vendite ovviamente, insomma... Il discorso è quello. Quello c'è anche da tenere conto, ovvio. Sì, certo. Sì. Due dei fumetti più venduti al mondo, cioè Tex e Dylan Dog, sono due fumetti più venduti al mondo fondamentalmente. Questo comunque è una cosa che ce l'abbiamo, cioè è difficile toglierci, quindi ecco, anche cambiare un minimo questo tipo di cose, cioè sì, ci deve essere un minimo di cambiamento, però c'è anche perché, cioè se una cosa funziona poi alla fine deve rimanere, però cioè nel senso sì, ci sono dei cambiamenti, ci saranno, infatti adesso partiranno questa cosa della fase 2 anche di Dylan Dog eccetera, sì. Ci sarà una rimodernizzazione, sì, dal punto di vista d'azione del personaggio, e questa comunque è una cosa, una nota non molto positiva. Vabbè, ti ringrazio, facciamo una cosa alla PIF. Arrivederci. Grazie mille per le vostre parole, per il tempo concessomi. Grazie a te.